è la storia di uno regolare che poi l'hanno mandato a fare il militare. 20 giovani ragazzi e ragazze avranno l'opportunità di confrontarsi per 12 giorni con i ritmi della vita militare, sfidando costantemente se stessi in prove individuali e a squadre. I primi 5 classificati riceveranno borse di studio totali o parziali per la Nissolino Academy, l'esclusiva accademia di formazione ad indirizzo militare per i giovani meritevoli che ambiscono ai futuri quadri direttivi delle forze armate e delle forze di polizia. E no, questo sono io che mi maledico per aver lasciato il borsone con tutti i miei vestiti in ufficio. Nota divertente, me ne sono accorto appena arrivato in hotel. Vabbè, ma iniziamo. Ciao compagni di scuola, sono stato invitato dalla Nissolino Academy per assistere un giorno intero al loro bootcamp, quindi ho pensato di portarvi con me. Andiamo. Sveglia alle 5, esco dall'hotel e arrivo alle 6. Appena arrivato faccio la conoscenza dell'istruttore capo Antonio Pannuti. E dove ragazzi è stato detto che si chiama Eco. Ora li stiamo abituando all'alfabeto nato. Alfa, bravo, ciao. I ragazzi già a quell'ora erano già svegli e pimpanti. Ma come cavolo fanno? Io avrei dato probabilmente un rene per poter dormire un'altra oretta. Già da lì dovevo aspettarmi che sarebbe stata una giornata intensa. La colazione è stata abbastanza normale. Si ride, si scherza, ma sempre con un'atmosfera di disciplina e controllo. Stanno cercando qualcuno da impallinare. No, ho cambiato idea. Non vengo oggi proprio. Non... Dopo aver curiosato nelle stanze dei ragazzi, ho anche scoperto che non solo il letto a cubo deve essere rifatto bene, come vediamo nelle scene in caserma nei film, ma anche in un certo modo specifico. Cioè, gli allievi dormono dalle 23:30 alle 6:30 e hanno 30 minuti di tempo per lavarsi, vestirsi e rifare perfettamente il letto. Altrimenti poi. Sì, diciamo che le punizioni non mancano. E pensare che a me per fare tutto perfettamente non mi basterebbero 2 giorni. Ma vabbè. Avanti veloce all'alzabandiera, che si tiene alle 8 in punto. Per chi non lo sapesse, l'alzabandiera è la cerimonia solenne che consiste nell'innalzare la bandiera nazionale sul pennone principale. Tale cerimonia si tiene generalmente al mattino, accompagnata dall'inno d'Italia che rende il tutto estremamente patriottico. Infatti ammetto che un po' di pelle d'oca è venuta anche a me. Adesso terminata la cerimonia dell'alzabandiera, mm-hmm. I ragazzi sono tornati nuovamente in alloggio e si stanno cambiando in tenuta ginnica per affrontare l'ora di lezione con il preparatore atletico. Comunque, lei invece è Silvia, è stata la fotografa della giornata, quindi cercavamo di rubare quanto più possibile l'uno dall'altra per catturare i momenti migliori e le scene che potessero raccontare al meglio l'incredibile progetto della Nissolino Academy. Ma a differenza mia è stata presente più giorni e aveva ancora addosso le ferite di guerra. Successivamente ho seguito i ragazzi nell'allenamento mattutino, che prevede diversi esercizi per sciogliere i muscoli. Qualche giro di campo che non fa mai male. Ammetto che all'inizio ho pensato: ma che figata, non vedo l'ora. Ma poi vedendoli in azione il pensiero è stato: cacchio, questi si fanno proprio un mazzo tanto. Ci vuole molta dedizione. Moltissimo. Quindi confermi che è difficile. Sì. Anche per chi li segue basta. Ma secondo me è anche peggio. Anche. Sarà una giornata lunghissima, ragazzi. Non hanno partecipato tutti all'attività perché c'era qualcuno che non si sentiva particolarmente bene. Così ne ho approfittato per fare qualche domanda ai ragazzi sulla motivazione che li ha spinti a scegliere questa strada. Cosa ti ha spinto a voler intraprendere questa carriera? Un po' la domanda che ti ha fatto anche la ragazza prima. Vabbè, appunto perché in famiglia c'è tanti parenti come nonno, papà che hanno fatto l'esercito e quindi da piccolina giravo un po' per le caserme di zio, caserma di nonno per vedere un po' com'era la cosa e poi dato che mi piace un sacco lo sport ho detto perché no. Come la stai vivendo questa esperienza? Benissimo. Sincera, puoi dire anche una Io benissimo perché a parte che ho imparato tantissime cose ma poi nonostante le difficoltà non mi sono mai trovata male, non ho mai mollato, quindi veramente bene, anzi sono stata un sacco soddisfatta per ogni piccolo passo. Complimenti. Devo dire che hanno detto cose pazzesche. C'è chi lo ha fatto per pura passione, chi sogna di farlo da quando è piccolo e chi lo fa per riscatto personale. Insomma, tutte motivazioni molto profonde che hanno portato la mia stima verso di loro alle stelle. Ah, quindi bevete anche? Raramente. Ah, ok, vabbè. Dopo essersi cambiati, i ragazzi hanno sostenuto una lezione molto interessante con il direttore della Nissolino Academy, che grazie al supporto di un video che raccontava alcune sue storiche missioni, gli allievi hanno fatto domande su strategie, armi ed esplosivi, ma anche mezzi e tante altre cose. Personalmente l'ho trovata molto interessante. Ma arriviamo al momento clou della giornata, il soft air. Wow, ho fatto un'inquadratura di... Qua, te che apri... Vabbè. Ottima. Solo per oggi. Dopo un viaggetto di un'oretta e qualcosa siamo arrivati in un campo da soft air, dove abbiamo pranzato. Successivamente gli allievi sono rimasti in fila mentre gli istruttori dispensavano consigli e informazioni utili per raggiungere con successo l'obiettivo. Insomma, un'esercitazione vera e propria, con tanto di volti dipinti alla Rambo, armi, ovviamente da soft air, e finte mine anti-uomo con tanto di filo per l'innesco. Una vera figata.
Allora, prima di tutto, ok, sentite così, sono pronto per dirigere i lavori per strada. Se dovessero uscire fuori riprese orribili per colpa di questa. Comunque, raga, sarà tosta pure per noi che non giochiamo oggi. Esatto, perché non giochiamo ma dobbiamo stare attenti pure alle mine. Difficilissimo. Potete cortesemente ripetere la strategia? Vai. Pugli sono talmente fitti che è impossibile che ci entrano. E qui anche se controlli, che controlli tutti, c'è il pugli basso così, a perdere 6 tempo e basta. Capito? E moriremo tutti. Della fine, un'ora senza pallini in fronte, direi che sta andando alla grande. Mo' ho parlato, bomba, ma ammazzano. Ragazzi, mai togliere la maschera quando giocate a soft. Comunque, come ogni esercitazione che si rispetti, gli allievi hanno preso la cosa molto seriamente, elaborando tecniche e strategie per contrastare gli avversari. Ah, una nota, il nemico finale in stile videogioco è stato davvero un colpo di scena che non mi aspettavo. Il loro obiettivo era sparare al palloncino per vincere la partita e vi assicuro che non è stato per niente semplice. Io vorrei tutta la loro energia, tutta. Comunque posso dire una cosa, siete molto di compagnia. Come ti ha fatto sentire questa bellissima esperienza? Stanca. Ero esitato, volevo sparare. Allora, tra poco ci sarà la premiazione e scopriremo quale sarà la squadra che ha giocato meglio. Sicuramente non io. E sto rendendo conto sempre di più che per intraprendere una carriera militare serve veramente tanta, tanta dedizione e deve piacerti veramente tantissimo. Ora. Comunque, interessante, io stavo anche sbagliando pulmino per tornare. Quello VIP. Quello è per i VIP. Quello è per i VIP, è vero. Quello è per i VIP. È stato interessante anche il viaggio di ritorno, dove gli allievi si sono confrontati sugli errori e sul come potevano giocare meglio. Poco dopo è sopraggiunta la stanchezza, che mi ha dato modo effettivamente di riflettere sul cosa siamo disposti a fare per i nostri sogni. Ma a questa domanda preferisco rispondere a fine video. Abbiamo cenato e chiacchierato di futuro, di Roma, dei sogni e di cosa effettivamente abbia lasciato dentro questa incredibile esperienza. E poi, che fai, non te la mangi una fetta di torta per celebrare la fine dei corsi? Comunque, contrappello e tutti a letto. La cosa incredibile è stata vedere la maggior parte di loro visibilmente tristi per la fine di questa avventura. Parlando con loro è emerso che avrebbero voluto che durasse di più e la risposta alla domanda di prima sul cosa sei disposto a fare per i tuoi sogni, personalmente, vedendo tutta questa grinta, determinazione e sacrificio, la risposta è... tutto. Se volete seguire in modo approfondito questa incredibile avventura, scuola.net sta realizzando una webserie che racconterà tutto il percorso degli allievi. Vi lascio il link in descrizione.